presentata oggi la nuova Business City dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Sicuramente un importantissimo progetto di sostenibilità. Può spiegarci bene come è nato il progetto, in cosa consiste? Il progetto consiste in una nuova struttura di più di 90.000 metri quadri che costruiremo da qui nei prossimi anni fino al 2022-2023. E per ospitare aziende piccole, medie, grandi, italiane, straniere che decidono di usufruire, di avvantaggiarsi della vicinanza a un sistema come quello che è l'aeroporto di Fiumicino, che è la porta per l'Italia, e quindi di poter sfruttare una zona estremamente efficiente ed estremamente pratica. Quindi oggi abbiamo presentato questo progetto, come le diceva, sostenibile, perché ovviamente usufruiremo di tutte le più moderne tecnologie di sostenibilità, di risparmio energetico e soprattutto senza consumare neanche un metro quadro di nuovo territorio. La porta di Roma sul mondo, quindi il vostro è un target sicuramente internazionale? Assolutamente sì, questa è una business city di cui usufruiranno ovviamente anche le aziende italiane, ma siamo convinti che di iniziare a creare un nuovo standard per il mondo immobiliare italiano, e quindi essendo per di più attaccati a un aeroporto siamo convinti che attireranno molte aziende anche straniere che vogliono mettere i loro uffici a Roma. Grazie.